Sono venuti nelle nostre case e hanno trascinato via le nostre figlie. Che genere di musulmani sono? Che tipo di Islam è questo? Stanno decapitando le persone. E così siamo venuti qui per cercare un riparo. Nelle lacrime di rabbia di Ismail Ahmad c'è tutto il dramma del popolo curdo in fuga da quella parte della Siria finita nelle mani dei jihadisti dello Stato Islamico. Questa donna sta dicendo: siamo stati in attesa alla frontiera per gli ultimi 4 giorni con i nostri figli, siamo in una situazione miserabile. È un esodo inarrestabile quello dei curdi siriani, 130.000 hanno varcato il confine turco da venerdì scorso, giorno in cui Ankara ha aperto le frontiere con la Siria. Un'emergenza umanitaria che rischia di creare ulteriori tensioni nella regione. Da sempre la questione curda rappresenta un problema per la Turchia. Cannoni ad acqua e granate fumogene delle forze dell'ordine contro un gruppo di manifestanti. Sono centinaia di giovani curdi che, rispondendo all'appello del PKK, il principale partito curdo turco, cercavano di sconfinare in Siria per unirsi ai combattenti della stessa etnia contro i miliziani dell'ISIS. E in Iraq continua inarrestabile l'avanzata dei sunniti, occupati a nord di Fallujah 2 importanti centri. Secondo un deputato iracheno, i miliziani sunniti avrebbero ucciso 300 militari utilizzando gas asfissiante. E domani al vertice ONU Obama lavorerà proprio per mettere a punto la coalizione internazionale contro la minaccia dello Stato Islamico, ma la domanda resta sempre la stessa: si possono sconfiggere i miliziani del terrore senza l'ausilio di truppe di terra?